Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti, perché questo mondo e tutti i mondi spirituali superiori non hanno nessun effetto su Dio, sulla sua unità e unicità. Perché Dio ha creati ex nihilo, e come che Dio era solo prima della creazione del mondo, così lui è rimasto dopo la creazione. Perché tutti questi mondi davanti a lui non hanno nessun valore, sono zero totale. Perché Dio ha creato tutti i mondi superiori e inferiori, ex nihilo, la loro vitalità, la loro sostanza e la loro esistenza, e tutto quanto per fare sì che loro non tornino al zero totale, è soltanto una parola, uno spirito della bocca di Dio che è investito in loro. E dunque, come per una persona, una parola che lui pronuncia è zero rispetto all'essenza della persona, a tutte le parole che potrà pronunciare la sua vita, al suo cuore, alla sua mente, eccetera, così per Dio tutti i mondi sono zero totale. La Torah aveva parlato precedentemente della parola divina, che tutto il mondo è stato creato con la parola divina, e di conseguenza tutto il mondo è totalmente nullo a Dio, come che non ci fosse, e dunque Dio era unico prima della creazione del mondo e rimane unico ed unito dopo la creazione del mondo, perché il mondo è zero totale. Adesso la Torah andrà a spiegare perché diciamo che la parola è zero totale. Per esempio, nell'anima dell'uomo, quando uno parla una parola, questa parola che ha pronunciato, rispetto alla capacità dell'anima di parlare, è zero. Noi sappiamo che l'anima ha tre abiti tramite la quale si esprime, e sono tre abiti, sono pensiero, parola e azione. Dunque la parola è l'abito mediano dell'anima. Questo abito mediano dell'anima, la forza della parola, può parlare parole ad infinitum. Adesso chiaramente tutte le parole che una persona può parlare nella sua vita sono limitate, perché se anche parla giorno e notte, vive per 120 anni, c'è un limite alle parole che può parlare. Perché? Perché noi siamo, la nostra anima è investita in un corpo e parliamo tramite degli organi materiali, questi organi materiali sono limitati. Però la capacità, la forza della parola dell'anima, quella è limitata. Adesso, se noi prendiamo questa parola, a posto di paragonarla alla forza della parola, la paragoniamo al pensiero, che il pensiero è più elevato della parola e la parola deriva dal pensiero, e dunque la forza dell'anima di parlare deriva dalla forza dell'anima di pensare, e dunque il pensiero è la vitalità della forza della parola. Allora, chiaramente questa parola è ancora di più zero totale di prima. E se noi invece la paragoniamo direttamente all'essenza dell'anima, che sono i 10 livelli dell'anima, saggezza, approfondimento, conoscenza, eccetera, che dagli attributi dell'anima deriva il pensiero che si investe in questa parola quando sta parlando. Uno parla perché è motivato da un concetto intellettuale, un concetto emotivo. E dunque prima c'è il concetto intellettuale emotivo, poi c'è il pensiero, poi c'è la forza della parola, poi c'è la parola fisica. E dunque il pensiero è anche come la parola, sono lettere, parole. So che lettere del pensiero sono lettere più elevate. Ciao a tutti!